Questa è la protesi malleabile, è una protesi rigida, è una protesi che appunto viene modificata con le mani, il suo stato, è una protesi che mantiene il pene sempre in erezione. Il paziente, se vuole avere un rapporto, la punta, ovviamente i cilindri sono due, qui ne rappresentiamo solamente uno, la punta se vuole avere un rapporto oppure lo posiziona lateralmente se non vuole avere rapporto. Il problema è quello del discomfort, cioè avere un pene sempre in costante erezione e soprattutto la possibilità che questo cilindro rigido nel tempo possa bucare il glande. Assolutamente sconsigliato nei pazienti giovani, un paziente di 50 anni, un paziente di 55 anni, anche se ha effettuato una prostatectomia radicale, non deve assolutamente impiantare questo tipo di protesi, perché è una protesi che verrà sostituita nel giro di poco tempo, perché il paziente non accetterà di avere questo device rigido, è una protesi che potrebbe dare dei seri effetti collaterali che possono poi alterare in modo importante la qualità di vita sessuale del paziente. Assolutamente sconsigliata. È vero che questa è una protesi che ha un costo molto molto più basso rispetto alla protesi idraulica, però non è il prezzo della protesi che dà l'indicazione, è la condizione del paziente che dà l'indicazione, l'età del paziente che dà l'indicazione. Non è possibile fare un impianto tanto per farlo. L'impianto va fatto nelle mani giuste con il device migliore in assoluto. Questa è una protesi che ha una grande validità, ma in un piccolo range di pazienti, pazienti ultra settantenni, pazienti che hanno una scarsa manualità e soprattutto non va fatto questo tipo di intervento, questo tipo di impianto in pazienti giovani. Un paziente di 50 anni con una protesi malleabile non sarà mai soddisfatto e vorrà cambiarla al più presto e mettere una protesi idraulica tricomponente. Assolutamente non c'è nessuna ombra di dubbio.